Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra rubrica Talent Harbor, rubrica come ormai avete imparato e sapete dedicata a un viaggio, alla scoperta della ricerca e dei ricercatori italiani in Italia ma anche all'estero, come abbiamo visto in alcuni casi precedenti, all'incontro di oggi nel quale ospitiamo, ne sono molto lieto, Valentina Mariani, fisico, laureata in fisica a Perugia, un'esperienza di ricerca che l'ha portata anche all'estero, poi ci racconterà, e da oltre 2 anni ormai ricercatrice presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sempre a Perugia. Il suo campo di studi è la fisica delle alte energie, poi Valentina ci spiegherai bene di cosa si tratta, ma innanzitutto benvenuto. Ciao, grazie e grazie dell'invito. E ci mancherebbe, grazie a te. Ho brevemente riassunto la tua storia professionale e di formazione, che in realtà è stata molto cospicua e importante. Raccontacela brevemente. Allora, io, come dicevi, sono un fisico, quindi sono laureata in fisica, sia laurea triennale che laurea magistrale a Perugia. Durante la mia laurea magistrale ho poi intrapreso il curriculum in fisica delle particelle, o anche detta fisica delle alte energie. E questo è infatti, diciamo, il campo di cui mi occupo tuttora. Ho conseguito un dottorato di ricerca con l'Università degli Studi di Perugia e durante i 3 anni del mio percorso di formazione e di dottorato ho trascorso un anno al CERN di Ginevra proprio per arricchire quella che era la mia formazione e poi ovviamente per addentrarci al 100% in quello che è il mio campo di lavoro, quindi la collaborazione con uno degli esperimenti del CERN. E attualmente sono infatti ricercatrice con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare alla sezione di Perugia. Hai detto fisica delle particelle, fisica dell'alta energia, a noi vengono in mente gli acceleratori di particelle, viene in mente il bosone di Higgs, insomma, spiegaci bene qual è la tua domanda di ricerca, di che cosa ti occupi, cosa stai cercando e per quale motivo vincerai il Nobel. Questo è bellissimo. Allora, io appunto ci viene in mente gli acceleratori, giustissimo, è quello che faccio. Collaboro infatti con l'acceleratore attualmente più grande del mondo, l'LHC, e in particolare lavoro con uno dei 4 esperimenti installati lungo l'anello di LHC, che si chiama CMS, Compact Muon Solenoid. Quindi pensiamo a questo esperimento non come qualcosa che possa stare su un tavolo, ma come un qualcosa di estremamente grande. Il nostro esperimento è un super cilindro lungo 21 metri e alto 15. Quindi si tratta veramente di macchine estremamente grandi che ricercano particelle elementari, quindi un qualcosa di infinitamente piccolo. E questo è necessario perché là dentro c'è uno sviluppo tecnologico avanzatissimo che ci permette di fare, in un certo senso, una fotografia di quello che è l'evento di fisica che accade là dentro, in particolare dall'LHC, lo scontro fra 2 protoni. Quindi quello che succede è far accelerare protoni, fasci di protoni, in 2 versi opposti, farli scontrare in un determinato punto, che nel nostro caso è il centro dell'esperimento, e poi tutto quello che ci abbiamo costruito attorno, quindi il nostro grande cilindro, fa appunto una sorta di fotografia di quello che è avvenuto dopo. Perché ci interessa? Perché quello che è avvenuto dopo, grazie alle alte energie, grazie all'elevata intensità di particelle in uno spazio estremamente piccolo, è come se ci riportasse indietro nel tempo e cercare di capire che cosa è successo negli istanti subito successivi al Big Bang. Quindi cercare degli stati di materia che noi al momento non abbiamo, non conosciamo e che però sappiamo in qualche modo esistere. Uno di questi è appunto quello che hai citato tu, il bosone di Higgs, è stato trovato esattamente in questo modo. Quello di cui mi occupo io al momento è uno studio in prospettiva di quello che sarà la cosiddetta fase di alta luminosità di LHC, quindi un momento in cui noi saremo in grado di raccogliere dati, come già comunque stiamo facendo, ma con un'intensità estremamente maggiore. Si parla di un fattore 5 o 7 maggiore rispetto a quello che facciamo ora. Questo vorrà dire quindi raccogliere molti più dati rispetto a quelli che abbiamo adesso. Ma d'altra parte a livello tecnologico richiederà uno sforzo enorme per avere degli strumenti che possano essere in grado di raccogliere dati in un ambiente con radiazioni estremamente più alte di quelle che abbiamo adesso. E io in particolare mi occuperò sia di sviluppare dei detector, quindi dei rivelatori nuovi che permettano quindi di sopravvivere in questi ambienti, ma anche di iniziare a lavorare su quelli che sono gli algoritmi analisi per la ricerca della cosiddetta nuova fisica.
Quindi tutto quel mondo bellissimo che noi attualmente non conosciamo, ma che sappiamo dover esistere perché abbiamo ancora delle domande a cui non sappiamo rispondere. Quindi necessariamente deve esserci qualcosa che ci sfugge. Senti, le domande a cui non sappiamo rispondere, ti assicuro, sono molte più le nostre che le tue, però credo che faccia parte del tuo mestiere porsi domande. Però te ne faccio due, una più semplice e l'altra più complessa. La prima, hai parlato di alte velocità e quando si parla di alta velocità di scontro dei due protoni stiamo parlando di qualcosa di veramente clamoroso, anche per dire della complessità, incredibile complessità tecnologica di luoghi come l'anello di LHC. L'altra cosa invece è proprio la nuova fisica, l'hai accennato, mi piacerebbe che tu facessi un affondo su questo, cioè ormai quello che abbiamo studiato a scuola, per chi non ha fatto il tuo percorso di studio ovviamente, è quasi archeologia del passato rispetto ai passi che la fisica ha fatto oggi. Oggi stiamo cercando di descrivere un mondo che era incredibilmente impossibile anche solo da immaginare fino a qualche tempo fa. Sì, esatto. Allora, per rispondere alla prima parte... permettimi una piccolissima correzione, più che alta velocità si parla di alte energie, perché la velocità dei protoni siamo fondamentalmente già al limite di quello che possiamo ottenere. Come sappiamo, con le particelle massive non possono per loro natura raggiungere la velocità della luce, quindi noi siamo già al 99,999% della velocità della luce. E insomma aggiungere un 9 oltre la virgola al quinto o sesto posto ci interessa poco. Quello che ci interessa è proprio spingerci al di là del limite tecnologico in termini di energia, perché vuol dire mettere tanta energia in uno spazio estremamente piccolo, e se lo estrapoliamo alle condizioni diciamo estreme del Big Bang è esattamente quello che è successo, no? Un'energia infinitamente alta in uno spazio infinitamente piccolo. E questo richiede chiaramente uno sforzo tecnologico immane, non solo dal punto di vista dell'esperimento, perché poi si tende a pensare che sia solo l'esperimento che ha bisogno di fare upgrade tecnologici, manutenzione, eccetera, ma anche la macchina stessa di LHC è un esperimento lei stessa, perché non è facile tenersi non solo in funzione, ma anche riuscire a dare queste prestazioni come quelle che stiamo vedendo negli ultimi anni e come quelle che prevediamo di vedere nel futuro proprio con questa fase di alta luminosità. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, sì, chiaramente quello è diciamo tutto il nostro mondo. Come dicevi tu, quello che abbiamo studiato a scuola e quello che noi in maniera un pochino più tecnica chiamiamo modello standard. Quindi per quanto riguarda la fisica delle particelle, la teoria che descrive tutto quello che conosciamo finora e che mette insieme in maniera perfetta e diciamo quasi ideale tutte le misure sperimentali che sono state fatte fondamentalmente dagli anni 50 ad oggi. E il modello standard è da una parte molto bello perché funziona estremamente bene, LHC lo ha stirato, strizzato e messo alla prova in tutti i modi e il modello standard non cede. Quindi lui sa prevedere ogni cosa da anni e riesce a farlo estremamente bene. E d'altra parte però appunto, come dicevamo prima, abbiamo ancora delle cose che non tornano. E quindi dobbiamo essere noi a questo punto bravi a cercare di capire qual è la direzione in cui indagare per trovare quel qualcosina in più. Quindi quella che viene detta appunto nuova fisica o fisica oltre il modello standard. Quindi un qualcosa che al momento le nostre teorie non includono. Questo tipo di ricerca è fondamentale, ovviamente, e può essere fatto in due modi diversi. Si dice ricerca diretta, quando tu fondamentalmente è come se mettessi insieme una macchina, quindi una serie di algoritmi, strategie di analisi, eccetera, per ricercare direttamente una nuova particella, che è per esempio quello che è stato fatto con il bosone di Higgs, sebbene il bosone di Higgs fosse comunque previsto dal modello standard. Oppure si può fare ricerca indiretta. Quindi tu non vai a cercare esattamente una nuova particella, ma ti metti a studiare con precisione molto elevata dei fenomeni già noti che tu sai possono essere estremamente sensibili a una qualche interazione di nuova fisica indiretta. Quindi tu sai che quel processo deve avere ad esempio quella probabilità che noi in maniera tecnica chiamiamo sezione d'urto. Lo misuri sempre in maniera più precisa perché la nuova tecnologia ti aiuta e quindi riesci a mettere in campo delle tecniche sempre migliori, eccetera, fino a che non speri che il valore che tu hai misurato si discosti di un bel po' da quello che è previsto. Se questo avviene vuol dire che allora in quel fenomeno sta interferendo qualcosa di nuovo e a quel punto poi il gioco è capire che cosa. Questo mi fa venire in mente un racconto che faceva il grande fisico, che ha fatto il grande fisico Giorgio Parisi, che diceva: noi a volte siamo come quegli ubriachi
che sono sotto un palo, cercano qualcosa, un uomo gli si avvicina e dice: cosa cerca? Cerco le mie chiavi, ma le ho perse qui. No, le ho perse più in là, ma qui c'è più luce, quindi esatto. È più facile cercarlo. Senti, esattamente. In realtà questa domanda che ti faccio è un po' il passaggio al terzo argomento che vorrei affrontare con te. C'è un incredibile dispendio di tecnologia, di ricerca, appunto, di fatica e di scienza in quello che fate, e ci si chiede questo poi a che cosa porti, certo alla comprensione del mondo, a come è fatto, anche a come non avremmo mai immaginato fosse fatto, come nel caso della meccanica quantistica, però poi nel concreto questo cosa ci porta. In realtà ormai abbiamo imparato molto bene, anche facendo questa rubrica, che anche la fisica e la ricerca più pura, quella più teorica, poi ha delle ricadute clamorose in ambito pratico. Esatto. Facendo ricerca di base, questa domanda viene posta molto spesso, perché ovviamente appunto quello che facciamo noi è cercare risposte a domande, se vuoi, per il semplice gusto di farlo, quindi per ampliare la tua conoscenza, per capire come funziona il mondo, però in effetti poi diciamo l'applicazione più pratica un pochino viene meno. Se non che effettivamente poi tutto quello che ci portiamo dietro come bagaglio tecnologico ha una ricaduta sul pratico enorme, perché tutti gli sviluppi tecnologici che noi facciamo e che noi richiediamo per il nostro esperimento poi comunque è un guadagno per la comunità stessa, per tutte le imprese che lavorano a fianco della scienza. Tutto quello che noi facciamo ovviamente viene, diciamo, pensato e magari disegnato dagli scienziati, dove per scienziati intendo non solo fisici ma anche ingegneri, tutto il bagaglio di tecnici che abbiamo, eccetera, ma poi ovviamente viene prodotto dalle aziende, e le aziende che lo producono poi in qualche modo hanno esse stesse una crescita senza che facciano direttamente ricerca di base. L'esempio più facile che mi viene in mente è che il web è stato inventato al CERN, quindi in un laboratorio di ricerca così che sembra così lontano dalla vita di tutti i giorni, in realtà è stata prodotta la cosa che noi usiamo di più tutti i giorni. Questo è stato fatto all'inizio degli anni 90 come banalmente un meccanismo per condividere dati tra persone che si trovano in parti opposte del mondo in maniera relativamente semplice. E poi, eccolo, poi adesso stiamo tutto il giorno a navigare sui social, quindi, insomma, nel bene o nel male qualche ricaduta c'è. Non proprio tutti i giorni, ed è quello immagino che sperimenti anche tu, che mi porta a chiederti appunto, raccontaci un po' come funziona la tua giornata di ricerca. Intanto tu non sei lì dove c'è l'LHC, tu sei distante, grazie immagino al web o qualcosa di ancora più complesso di quello che conosciamo noi, ricevi i dati, ma poi concretamente cosa osservi? Certamente non osservi degli scontri tra protoni, questo non credo che possa accadere, ma avrai, immagino, schermate, numeri che per noi sono puro arabo, ma che forse tu riesci a interpretare facilmente. Sì, questa è la domanda che mi fanno un po' tutti gli amici, conoscenti, parenti, eccetera. Ma tu in ufficio poi alla fine che fai? Allora, leggo tante email, rispondo a tante email, sì. E nel pratico della ricerca, per quanto riguarda, vabbè, la parte di sviluppo di rivelatori, sto in laboratorio e lì mettiamo effettivamente mano direttamente proprio sui pezzi. Quindi facciamo veramente ricerca, diciamo, pratica. Per quanto riguarda invece la parte di analisi, e quindi analisi dati, e lì in effetti ci spostiamo in un campo un pochino più astratto. La struttura è estremamente complessa perché, appunto, come dicevi tu, non possiamo osservare direttamente i protoni, sebbene ci siano dei software che ci permettono in qualche modo di avere un'immagine vera di quello che succede tramite la ricostruzione, ma quello è più per fare divulgazione che altro, poi effettivamente non ci lavoriamo. Quello su cui lavoriamo poi sono dei file di dati, dei pacchetti di dati che vengono già in qualche modo predigeriti da tutto il sistema che è stato costruito poi, che tira fuori le informazioni dai rivelatori. E quindi sì, io mi trovo a lavorare fondamentalmente con dei numeri che poi per me diventano grandezze fisiche, e come ad esempio, non so, per farla diciamo più o meno semplice, la velocità di una certa particella piuttosto che la sua massa, piuttosto che la sua carica, e piuttosto che invece proprio la sua identità, perché anche questo non è banale, cercare di capire
che cos'è quella cosa che ti ha lasciato esattamente quel segnale all'interno dell'esperimento, e, però questo ti arriva in un pacchetto che contiene una quantità di eventi enorme, quindi quello che devi essere bravo nel fare tu come ricercatore è cercare di andare a indagare dentro quel pacchetto che contiene, non so, milioni, miliardi di eventi, esattamente quelli che ti interessano, e quello vuol dire mettere insieme su un codice, quindi facciamo proprio sviluppo di codici di programmazione, un workflow che ti permetta di dire ok, io voglio questa particella con questa probabilità che vada, che decada in quest'altra particella piuttosto che provenga dall'altra, eccetera, e a quel punto si mette giù una strategia. Senti, correggimi se sbaglio, ma è corretto dire che come dire, il tuo lavoro consiste nel trovare a un certo punto qualcosa di inaspettato, dell'evento che non doveva accadere invece è accaduto, e a quel punto c'è qualcosa da indagare meglio per capire esattamente di cosa si tratta. Quello sarebbe, quello è il goal di tutti, sarebbe bellissimo e porterebbe il Nobel di cui parlavamo prima. La realtà è che poi, diciamo, molto spesso tu diciamo, cerchi un qualcosa in un determinato canale, in un determinato processo, la maggior parte delle volte non la trovi e quindi il tuo lavoro di ricerca comunque non è stato inutile, perché scriverai un articolo in cui farai sapere al mondo che ricercando quella cosa in quel determinato spazio delle fasi, quindi in quel determinato ambiente, diciamo, e tu non l'hai trovata, quindi nessun altro si metterà a ricercarla perché il tuo risultato scientifico ha già provato che in quel sistema lì quello che stavi cercando non c'è. Certo. E ovviamente però trovarlo sarebbe molto più bello, sì. Certo, però è anche vero che la scienza è un processo collettivo che si cumula, per cui ognuno fa la sua parte. Parliamo proprio di ricerca, tu la stai sperimentando concretamente nella tua vita, alla quale finora l'hai dedicata, l'hai vissuta anche all'estero. Cosa vuol dire fare ricerca oggi in Italia e altrove? Com'è il mondo della ricerca e come, a tuo parere, potrebbe essere migliorato o percepito anche all'esterno? Allora, fare ricerca oggi credo sia una bella sfida, perché è estremamente interessante, è estremamente stimolante come, diciamo, sviluppo personale, nonché professionale ovviamente, e d'altra parte però ogni giorno siamo messi davanti ai limiti della società, soprattutto lo dico quando penso alla ricerca in Italia, quindi al precariato che ci contraddistingue, e che è una fetta importante del lavoro perché comunque condiziona tutto quello che era la nostra vita. E come può essere migliorato? Con tantissimi investimenti, perché quello che gli altri paesi e che comunque la storia ci dimostra è che investire sulla ricerca di base, proprio per quello che dicevamo prima, non è buttare soldi, è avere una ricaduta tecnologica, di menti e anche di soldi stessi enorme. E questo ovviamente semplificherebbe la vita di chi fa ricerca, ma migliorerebbe quella della comunità. Sicuramente noi dobbiamo impegnarci molto di più per fare divulgazione in questo senso, cioè per sensibilizzare le persone a capire che la ricerca di base non è inutile, è un tassello fondamentale per lo sviluppo di un paese, in prospettiva di quelli che saranno gli anni futuri, ovviamente. Grazie davvero, grazie di cuore Valentina Mariani, lo ricordo, ricercatrice all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nella sede di Perugia, si occupa di fisica delle alte energie, fa scontrare protoni e vede che cosa succede. Grazie per essere stata con noi, sperando di vederti presto da queste parti qui in centrale, anche a visitare la mostra delle opere di Primo Levi che stiamo ospitando. Sarebbe bellissimo, anche perché vorrebbe dire che siamo usciti da questo periodo molto buio, quindi lo spero presto.